tens of thousands of people who came out to St. Peter's Square to celebrate the Angelus with Pope Francis actually received a gift. They left with a small box of so-called spiritual medicine. Prendetenela. C'è una corona del rosario con la quale si può pregare anche la coronina della misericordia. Aiuto spirituale per la nostra anima e per diffondere ovunque l'amore, il perdono e la fraternità. The gift is a way to mark the end of the year of faith, which will conclude with a Mass on Sunday the 24th. The Pope added that the rosary with 59 beads are like 59 pills that strengthen the soul. Reflecting on Sunday's Gospel, the Pope explained that Jesus warned his disciples about false prophets. It's a warning, the Pope said, that's still relevant today. Anche oggi, infatti, ci sono falsi salvatori che tentano di sostituirsi a Gesù. Leader di questo mondo, santoni, anche stregoni, personaggi che vogliono attirare a sé le menti e i cuori, specialmente dei giovani. Gesù ci mette in guardia. Non andate dietro a loro. The Pope also prayed for persecuted Christians. He thanked them for their courage and their testimony, adding that they are not alone. Pensiamo a tanti fratelli e sorelle cristiani che soffrono persecuzione a causa della loro fede. Ce ne sono tanti, forse molti di più dei primi secoli. And when life gets challenging, the Pope said Christians must not lose faith. Instead, he said they must trust in God and show perseverance.